E bella a tutti ragazzi, ben trovati in questo nuovo video, sono il vostro mister ed oggi ragazzi ci ritroviamo qua con la nostra carriera allenatore con il Brescia. Mentre che andiamo avanti con il calendario approfitto per dirvi un paio di cose. La prima è che se in questi giorni sono stato un po' incostante con i video è perché non sono stato a casa e avendo avuto un po' di problemi con l'internet dell'hotel in cui ero, che insomma ragazzi vi giuro era una roba veramente pietosa, andava a 2 mega e mezzo Cioè 2,5 mega, c'è da spararsi veramente. Ho ritardato un po' con i video. La seconda cosa è che cercherò di chiaramente di rimontare pubblicando magari qualche video in più in questo fine settimana, visto che comunque sono a casa e i video li ho pronti. Terza cosa, e poi andiamo alla partita. A ragionare sul fatto del livello di difficoltà che adesso ci tocca giocare a leggenda, e tramite un commento di uno di voi, non mi ricordo di chi, mi ha detto: ma perché non rimetti Ultimate come livello di difficoltà e nel frattempo alzi le abilità dei tuoi giocatori? Ci sta come cosa, devo semplicemente vedere come mi ci trovo. Quindi ora, oggi faremo tutto a leggenda, normale come sempre. Poi dal prossimo, se è il caso, facciamo in quell'altro modo. Formazione pronta e andiamo alla partita. E dunque, eccoci dal nostro solito Rigamonti di Brescia per l'incontro di Serie A tra il Brescia e la Lazio. Partita importante perché dobbiamo dar continuità al nostro campionato. Dobbiamo rifarci di quella brutta sconfitta contro il Torino, cioè in realtà abbiamo già vinto la partita successiva, però dobbiamo continuare a portare punti a casa così da poterci quantomeno da provare a riprenderci il primo posto. E dunque raga, tutto pronto e andiamo. Johnny va via, ancora Johnny al limite, scambia con la board in area, Aurier per chiudere, la board va via, il tiro molto impreciso. Prova a salire Nandes, torna ancora da Moise, la porta sul destro, Moise sfonda, Moise canso il primo palo! 1-0 per il nostro Brescia e come sempre il solito Moise Ken trova il gol. Andiamo a rivedere l'azione. No, comunque vi giuro, è disturbante questo tramonto fatto male. Comunque, grande bordata sul primo palo del nostro Moise, il portiere che è... chi cazzo è? Ot? Chi c'è scritto? Non so ragazzi chi sia il loro portiere, ma boh. C'è Johnny anche all'inseguimento, Aurier riesce ad andare fino in fondo, tenta il cross sul secondo per Kai Havertz e il portiere mette fuori. Scambia con Moise, torna dal Ciala e manda ancora Moise Kean. Prova ad andare fino in fondo, piazza il destro! 2-0, doppietta per Moise Kean, che supera Hoot, il portiere si chiama Hoot e ne so ancora meno adesso forse. Forse preferivo non sapere chi era, così magari, vabbè, ma sarà qualcuno. No, no, in questo caso proprio non ho veramente idea di chi sia. E difatti 2-0 per noi. Ci sta ragazzi, ci sta, ci sta. Doppietta del solito Bomber. Fa tutto da solo. Ci sta, entra in area. Rientra. Ci sta. Sarebbe stato, non lo so, qualcosa di fenomenale. Cambia con Moise. Aspetta Moise, torna da Kai. Kai in area. Çalhanoğlu. Hut ci mette una pezza. Tiene palla. Passa Çalhanoğlu. Çala torna nuovamente da Kai. Che palla! Havertz incrocia. Non trova la porta. Cook. Ceballos per Córdoba. Madonna Córdoba cosa aveva fatto? Il pallone arriva a Çalhanoğlu, il Çala galoppa, Marusic è lì, ancora Çalhanoğlu, costretto a rientrare sul destro, alza il cross da Suso, col destro non trova la porta. Ken torna da Suso, piazza il sinistro e non trova ancora la porta, molto sfortunati. Passa dall'Anke, prova il tiro, Volahut, trova Havertz, pallone perfetto. Kai, piazza il tiro! Ancora una volta Hut! Trova il gol del 2-1 la Lazio. Mi sono un attimo, cioè, non distratto, distratto a parlare. Non stavo parlando, ragazzi, ero concentrato per tentare di non subire il gol. Abbiamo preso lo stesso.
2 a 1, un'azione molto frenetica e molto veloce da parte degli ospiti. Comunque, mancano pochi minuti, gol di Juan Camilo Hernandez. Cerchiamo di resistere. E dunque, signori, finisce qua la partita 2 a 1 per il nostro Brescia che, nonostante qualche difficoltà di troppo, comunque riesce tramite anche un'ottima prestazione, più che altro molto intensa, abbiamo veramente creato tanto, ma sbagliato anche tanto. Comunque sia, i 3 punti li abbiamo presi. Abbiamo fatto più del doppio dei loro tiri. Abbiamo veramente sbagliato tanto con la Lazio, però comunque abbiamo dimostrato di essere un bel gruppo e di essere belli carichi. E dunque, adesso testa alla Champions. Anche qua dobbiamo rifarci da quella bruttissima figuraccia contro il Bayer Leverkusen. Magliette vanno bene. Formazione pronta e andiamo. E dunque, signori, eccoci qua per l'incontro di Champions League, il terzo del girone tra lo Sporting ed il nostro Brescia. Sarà una partita anche questa molto importante perché, come prima con la Lazio, dobbiamo in questo caso proprio addirittura andare a tornare a vincere dopo la pessima figura fatta con il Leverkusen. Abbiamo perso per 4-1, anche direi a causa dell'eccessivo livello di difficoltà, e quindi dovremmo cercare di mettere subito le cose in chiaro e far capire anche a questi portoghesi chi cazzo è che comanda in questo cazzo di girone. Suso, aie. Aie da Havertz, scambia ancora con Aie, prova il tiro! Madonna, che risposta incredibile del portiere! Molto ma molto probabilmente avrete sentito alcuni problemi di audio in questa prima parte di video. Il motivo, ragazzi, è che stavo scaricando l'aggiornamento di code e non so perché, quando mi si scarica l'aggiornamento, mi sfancula la... Bah, vabbè. Acuña. Attacca l'area, pallone nel mezzo e va addirittura avanti lo Sporting Lisbona. Non proprio una partenza incredibile la nostra. Partenza, siamo già al 45esimo. Non abbiamo ritmo, non abbiamo ritmo in questo match. Non lo so. Speriamo nel secondo tempo, magari ci fa bene la pausa. Perde palla, però attenzione all'errore. Havertz, aiè! Ma no, sì, e vabbè. E vabbè. Ribeiro, una parata veramente stellare. Ma che cazzo ha fatto, raga, Ribeiro? Mamma mia. Boia che riflessi ci ha avuto. La mandolina sempre Sandrino. Ecco il cross. Van Dijk stacca! E non trova la porta. Nick Spalek entra in area. Prova anche il tiro! Non c'è. Non inquadra la porta. Dai, dai che ci siamo però. Enrique contro Cistana. Pallone ancora nel mezzo. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes si gira. Scivola Nandes. Il tiro. Meno male c'è Perin. Nandes, raga, ci stava veramente mettendo in crisi. Dai, Nick. Per piacere. Non un'altra figuraccia, eh. Dai, Nick. Salta Paligna. Havertz. Dai, cazzo. Almeno il pareggio l'abbiamo portato a casa. Non abbiamo giocato per niente bene, raga, veramente, veramente per niente bene. Però abbiamo fatto un secondo tempo di tutto rispetto. Quindi, dai, almeno il pareggio ci sta, è giusto. E ce lo siamo portato a casa. Grande Kai, grande Nick, bella azione, bel gol. Va più o meno bene. Avanti per l'ultimo incontro di oggi ed è praticamente, ragazzi, quello più importante perché andiamo proprio ad affrontare la Roma, l'attuale prima in classifica, e quindi diventa ovviamente una partita veramente importante. Ci penserò, vediamo se far giocare uno Spalek, potrebbe essere un'idea, non lo so, vedremo. Comunque andiamo alla partita. Magliette, magliette, sì, bianca, bianca. I nostri 11 guerrieri saranno questi qua e dunque andiamo. E dunque, eccoci qua dall'Olimpico di Roma per l'incontro di Serie A tra la Roma ed il Brescia. Come dicevamo prima, per noi questo è veramente l'incontro più importante di oggi, ma probabilmente anche l'incontro più importante in assoluto, poiché andremo ad affrontare l'attuale prima in classifica, ed essendo noi secondi, diventa veramente di già uno scontro decisivo. Un punto ti separa dalla Roma, quindi bisogna per forza vincere per diventare noi primi. Quindi,
Cercheremo di farlo con ogni nostro mezzo e andiamo. Kluivert. Tiro di Kluivert. Perin. Mette fuori. Dai, dai, dai. Arriva Kluivert. Va via. Prova a chiudere Van Dijk. Non c'era bisogno. Ma che cazzo è sta merda? 1-0 per la Roma. Vanno in vantaggio i giallorossi. Errore incredibile dei nostri uomini. Avevamo fatto tutto bene, eravamo riusciti a difendere, però poi qua abbiamo voluto fare troppo in fretta. Hakimi sbaglia purtroppo il passaggio, fornisce un'ottima occasione alla Roma. Kluivert non sbaglia e vanno in vantaggio i padroni di casa. Havertz, infiltrante buono per Romario, mette giù, piazza il tiro, non trova la porta. C'è Nandes, Suso, Ken. Havertz! E stavolta non perdona! Kai Havertz! Roma 1, Brescia 1. Gol importantissimo per la nostra squadra perché riapre tutto, tutto da rifare per i giallorossi e speranze di vittoria che tornano buone per i nostri uomini. Grande Kai, grande Mosi come sempre, 1-1 e praticamente secondo tempo che si prospetta di fuoco. Diawara, Rebic, Diawara, passa da Rebic, Perin! Madonna ragazzi, quanto è forte il nostro portierone però, eh. Andes, filtra da Tonali, apre per Moise, riesce a passare Moise in aria, Moise, il tiro! Eccolo lì! Moise Kean! Quando serve, c'è sempre! 2-1, rimonta completata da parte della nostra squadra. Che sa soffrire, sa resistere e alla prima occasione riesce a punire gli avversari, i giallorossi della Roma. Brescia 2, Roma 1, siamo avanti. Nahitan, vai Nahi, vai Nahi, vai Nahi, filtrante da Moise. Madonna, un'agonia. Alla bandierina Tonali. Cross sul primo palo, ancora Sakho! Il palo di Mamadou Sakho! Ed è finita! Siamo primi in classifica! Ci riprendiamo la nostra posizione, ciò che ci spetta. 2-1 alla Roma in rimonta, veramente una bella partita. La nostra, abbiamo saputo soffrire tanto anche, perché veramente la Roma è riuscita a fare una buonissima prestazione pur avendo perso, anzi a larghi tratti ci hanno veramente messo alle strette, ma noi con concentrazione e soprattutto con il cuore l'abbiamo portata a casa. E dunque anche oggi siamo arrivati alla fine dell'episodio. Un episodio molto intenso, partite molto importanti, due ottime vittorie in campionato, un pareggio non proprio spettacolare in Champions. Comunque, allora, analizziamo la classifica. In campionato siamo messi benissimo, siamo primi, 24 punti, 8 vittorie, una sconfitta. Ottime prestazioni con entrambe le romane e ovviamente molto molto bella la partita contro la Roma che veramente è stata veramente ragazzi difficile, ma non sto scherzando quando vi dico che abbiamo veramente sofferto tanto. Mentre in Champions abbiamo con questo pareggio permesso alle Leverkusen di scappare ancora di più. Oh, che cazzo è successo? No, non volevo cambiare composizione a dire il vero. E noi al momento siamo sempre a pari punti con il Pau, che è sempre più ultimo. Il Leverkusen. Il calendario sicuramente poiché comunque andiamo ad affrontare le squadre. Diciamo, prima andiamo ad affrontare la nostra più importante rivale, lo Sporting. Al momento ci serve chiaramente una vittoria contro i portoghesi per allontanarli definitivamente. Poi abbiamo il PAOK per dare conferma, infine Leverkusen per tentare qualche miracolo. Prossimi match comunque abbiamo la Juve, proprio lo Sporting e il Cagliari. O comunque l'ho detto, praticamente abbiamo fatto settembre e ottobre in cui abbiamo avuto delle partite, ragazzi, ma cioè abbiamo affrontato tutti, abbiamo affrontato ancora no, però la Juve, la Roma, la Lazio, l'Inter, il Napoli, cioè praticamente abbiamo affrontato tutte le big. Boh, vabbè, e niente.
Comunque, appunto, siamo arrivati alla fine dell'episodio, spero come sempre che vi sia piaciuto, se così mi raccomando mettete mi piace, iscrivetevi al canale, condividete il video, lasciate anche un bel commento, a domani, buona!